Eccoci qua ragazzi, bentornati al canale di Danix, torniamo con MotoGP24, andiamo avanti con un'altra gara. Mi sembra che siamo a Motegi, quindi pista molto molto difficile per noi. Di solito non andiamo bene qui, però vediamo cosa combiniamo. Le piste giapponesi Buongiorno, buongiorno da Motegi. non Sta c'è per garbo, iniziare il non primo c'è turno di garbo. qualifica. Vediamo un po', vediamo un po'. La qualifica, meno male che già non sta piovendo, perché di solito qua, anche qui di solito piove spesso. Le gomme mettiamo a posto, sono a posto, vai vai, andiamo C'è subito movimento signori, nei box. subito subito per Oh! fare una possibile pole position. Non è vero, non la famo, non la famo. Non la famo manco a pagare, vediamo un po', però. Sono tutte piste, da qui alla fine sono tutte piste. Quindi non è che andremo benissimo. La prossima dovrebbe essere Phillip Island, quindi un altro circuito complicato. Poi c'è Malesia, mi pare, poi c'è forse Thailandia, non mi ricordo, e poi mi sa si chiude con Valencia, quindi circuiti un po' così. E abbiamo però pochi punti dal primo, quindi si può ancora puntare al titolo di Moto2. Poi è chiaro che se non si vince, pazienza, tanto noi dobbiamo già andare in MotoGP nell'altra stagione, quindi pazienza se non si vince. Non abbiamo vinto neanche in Moto3, quindi nada per la stagione Moto2 se non si vince. Però interessava vincerlo, anche perché se lo vinci credo che ti arrivano offerte di team più buoni per la MotoGP, quindi perché hai vinto il campionato, quindi, però non è detto, di solito negli altri anni vincevo il campionato e poi mi arrivavano comunque offerte pessime, quindi non c'entra quasi niente, però vediamo. Intanto vediamo di finire bene questo campionato. Poi attenzione, sempre bandiera gialla, sta cadendo il mondo qui a Teci, sacco di gente che cade. Poi in gara non cade anima viva, in qualifica cadono, in gara non cade nessuno. Un altro volo è caduto. In gara non cade anima viva, in qualifica cadono tutti. Allora, vediamo se basta. La prima sessione di qualifica della classe Basta, basta e MotoGP. anche di tanto, 2 secondi, ma torniamo in pole? Ma, però poi in gara sono sempre lì, poi c'è da contare Buongiorno, buongiorno. anche la gomma, come sapete, che negli ultimi 2 giri crolla in un modo clamoroso. Quindi è inutile che famo la pole, che poi tanto in gara la gomma se ne va. 2 giri, quindi. Ma secondo me famo la pole, perché quando C'è movimento fai nei box. tempo di 2 secondi più veloce in Q2, di solito fai la pole anche in Q3. In Q, sì, Q3, cioè Q2. Probabilmente faremo la pole, ma poi in gara tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia. I cieli si stanno volando molto però, eh? Ma non è prevista pioggia. Muoversi, muoversi prima di queste moto in mezzo ai coglioni che escono sempre. Ecco, va, bravo, va, cadi tu, mi metti in mezzo, che vuoi che ti dica? Se ti metti in mezzo, ti metti in mezzo. Non è che siamo qua a fare il giro di riscaldamento. Qua si fa il tempo che voliamo noi, ma il Rewan lo uso perché non ci penso nemmeno di fare altri giri in qualifica. Vai, vai. Bisogna stare attenti in gara, perché comunque è sempre lì il problema. La posteriore quest'anno macello, ragazzi. O nuova, usurata. Il grip è sempre quello. Cambia nulla, cambia nulla.
cambia nulla. Secondo me comunque, anche perché queste vecchie di Moto2 non hanno il controllo di trazione, il TCS almeno te lo regolavi, Moto3 qui non ce l'hanno neanche. MotoGP dovrebbe esserci di nuovo, quindi lo possiamo gestire noi. Aiuta, perché comunque in usura aiuta la posteriore. Stanno facendo un casino, però ricordatevi che poi in gara non vedremo mai la bandiera gialla, perché non cade nessuno, tutti in prove cadono, nelle prove cadono, in gara non cade nessuno. Pure non è neanche complicata la pista, però in altre condizioni era sempre difficile, con la pioggia per esempio. Abbiamo fatto, ok, allora andiamo, dai, sarà pole sicuro, ve lo dico, un po' meno, ma l'ho detto, ma non la consideriamo, perché poi in gara sono forti e la gomma finisce subito, quindi ci riprendono. Bisogna prendere e andarsene, l'unico modo è prendere e andare, dargli 5-6 secondi di gap, in modo tale che se poi agli ultimi due giri crolla la nostra gomma posteriore, almeno abbiamo quel gap da gestire, perché così non si può fare, ragazzi, non riusciamo a... Sono anche 6 giri, quindi gara anche lunghetta. Chiaramente andiamo di media, perché siamo pazzi ad andare di soft. E vediamo un po'. Vediamo un po'. 6 giri tanti, pensavo 5. Perché la pista è lunga, però 6 giri sono tanti. Quindi più giri ci sono, più è difficile tenere la gomma condizioni buone. Partiamo male, tanto troppo la frizione forse, ma vabbè. Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere un po' di gap tra noi e i primi, ma ne dubito. Se non ce ne andiamo non la vinciamo, ve lo dico già da subito che non è gara per vincere, anche se abbiamo fatto la pole. Bisogna vedere un attimo. Che i primi due giri siamo anche abbastanza competitivi, perché la gomma un po' ancora il grip ce l'ha, ma poi dal terzo in poi sembra che hai la gomma di 5 giri, veramente inguidabile. Quello mo io devo prendere e andare via, ma non sarà easy. Tanto cade, ma immagino che gente nelle retrovie. Ma qui stanno cadendo parecchio, eh? Raro che cadano, anche quest'anno comunque cadono poco, ho notato, non è che hanno tutta sta cosa di fare errori, ma soprattutto i primi non cadono quasi mai. Primi proprio veramente, tipo il terzo, il secondo, non li ho mai visti cadere, rarissime volte. Tanto abbiamo un gap di quasi 2 secondi, che non è male, però non basta. Qui dobbiamo dare almeno 6 secondi per essere sicuri negli ultimi giri di stare davanti, anche se, perché ci riprendono, ci riprendono con la gomma finita, loro inutile dirlo non usurano, però non riesco a staccarli molto, alcuni tratti mi riprendono anche già da adesso, quindi questa serviva a vincerla, questa serviva perché poi vincendo torniamo sicuramente primi. Poi è sempre importante accaparrarci una vittoria. Eccola là,
Iniziamo, già la posteriore la vedo. Occhio, maledizione. Eppure l'asfalto è nuvoloso, dovrebbe essere anche neanche, ma neanche molto caldo, eppure esula un casino, quindi c'è niente da fare. E secondo il gap, io volevo dargli almeno 6 secondi per sicurezza. Tanto cade Vietti, che Vietti, signori, è il leader del campionato. Questo è importante per la classifica. Vietti è auto pura, attenzione, perché me lo segna adesso. E qui è clamoroso. Se vinciamo, guadagniamo 25 punti. 25 punti. Perché Vietti è il primo in campionato, quindi clamoroso subito, già dal secondo giro, con Vietti fuori, leader del campionato. Qua serve vincere e basta, o comunque al massimo fare il podio, perché sennò è punizione, me la devo beccare la punizione, è quello, è la gomma, raga, è la gomma, non ho altro da dire, non ho altro da dire. Pazienza, ve l'ho detto che tanto non la vincevamo. Cazzo del gomma non dura niente. Siamo anche al terzo giro adesso e sembra che sta crollando anche prima del solito, quindi non c'è niente da fare. Buttiamo le gare per la gomma, ormai è ufficiale. In ogni gara è così. Ne avrò vinto 3 o 4 da quando sto giocando. No, da quando siamo in moto 2, non so quante ne avrò vinte, ma poche. Maggior parte tutte per la gomma le ho buttate. Ma ormai questi non li mollo più. Un conto era prima senza cadere, ma così ce li ho tutti qua. Cosa positiva che si è ritirato Vietti, il leader, però volevamo vincere almeno, però. Dobbiamo fare altri 3 giri, ma secondo voi, guarda la gomma, a metà la posteriore, no, 3 giri non li fa con questa gomma, cadiamo altre 2 o 3 volte minimo, al 100%, perché se non vuoi cadere devi andare piano e ti superano, cioè o vai veloce e cadi o vai piano e ti superano, quindi in un modo o nell'altro ti frega. C'è molto da fare, ma qui erano secondo me sufficienti 4 giri, perché la pista è bella lunga. Guardate quanto guadagniamo finendo così, 19 punti, questo coglione mi spinge, porca di quella te maledetto, peccato che non vinciamo, però 19 punti sono tanti, un paio di gare dal termine bisogna poi gestire nelle ultime, ma tosta, signore, tosta qua. Niente da fare, no, sicuro non la vincio. Non la vinco. Questo toglietevelo dalla testa, non è gara vinta. In alcune curve ancora riesco a infilarmi, ma poi nelle curve lente fatico molto. Sapete cosa serviva? Pioveva, mettevano la bandiera rossa, tac, oppure qualche incidente, mettevano la bandiera rossa, mi ricambiavo le gomme subito. Bandiera rossa non succede mai. Adesso serviva la bandiera rossa. Cadendo il mondo di piloti, mettevano la bandiera rossa, questo coglione continua a spingere, se cade qui lo userò, perché mi ha spinto lui. Appena tutto, ma a spingere. Anche no. Cazzo, spingete, avete una pista enorme e spingete pure. Ma che spingete, maledetti.
Piano. È una gara di sofferenza pura, ma proprio di quelle clamorose. Ma cosa vuoi se sei tu che mi vieni sopra e ti metti pure a dire cosa? Allora, ma levati dalle palle. Ma spingimi e vieni pure a dire cosa? Ma togliti, va. Cazzo dici cosa? Fa la mano. Ma che mano vuoi fare che sei tu che mi vieni sopra? Dobbiamo fare un altro giro, ragazzi, che siamo pazzi. Doveva essere adesso l'ultimo giro, non il prossimo. Chissà se non eravamo caduti, se ci avevano ripreso. Sicuramente sì, però avevamo ancora probabilmente un po' di gap. Con quella caduta non abbiamo buttato la gara, secondo me. Non ho voluto usare il rewind perché tanto eravamo ancora davanti, ma... questi... le curve sono sempre più veloci, perché io vado piano. Peccato perché la moto è anche buona, cioè, se non aveva il problema dell'usura delle gomme, secondo me ne vinceva un botto di gara, perché la moto ormai è molto competitiva. Ma c'è sta usura clamorosa, non so cosa dire. Qua nell'ultimo giro ci fregherà sicuro, bisogna uscire bene. Se siamo ancora davanti, poi bisogna vedere. Niente, questa cazzo di curva de merda, vabbè, non lo uso. Niente, due volte lì, quella curva non punisce, signori, punisce. Anche prima, niente da fare, la gomma è così. Non so cosa dirvi. A sto punto ho tolgo l'usura, ma non adesso, magari quando siamo in MotoGP, ma adesso ormai non ha più senso. Però è veramente clamoroso, dai, non si può usurare la gomma così. In due giri avevamo già metà gomma consumata, dai, ma che è sta roba, no? Non si può, non si può. Cioè abbiamo buttato minimo 5-6 gare per colpa di sta gomma di merda che non dura niente. Cioè se non c'era l'usura gli avevo dato 20 secondi a questi. 20 secondi? Sicuro. Ma così non... A parte che devono usurare anche loro. Se usuravano anche loro, allora non avevo niente da dire, perché comunque andavano piano pure loro. Ma questi vanno come se sono al primo giro. No, c'è cosa che non quadra. Allora non usurate voi. C'è cosa che non quadra. No, la gara ve l'ho detto che non la vincevamo per la gomma. Che ve lo dica a fare ormai. Ormai è quello il gioco, no? Usando il rewind poi la vamo un po' a falsare, quindi ce la teniamo così e buonanotte. Spiazza, non c'è altro da dire. Vabbè, pazienza. Un cuor nostro l'abbiamo vinto, perché se non era il problema della gomma era vinto. Quindi non ho niente da dire, no? Passo c'era. Niente da dire, a parte prendere a calci la maledetta gomma di merda che non dura nulla. Vabbè, vediamo la classifica. Attenzione, raga, dovevamo essere a più 19. No, siamo uguali a 0 punti, quindi a pari punti. Però campionato clamoroso, apertissimo, a poche gare dalla fine. Tra l'altro anche il terzo si sta ritornando a avvicinare. Credo che dal quarto in poi siano ormai quasi fuori, perché sono 45 punti. Il fatto che si è avvicinato molto il terzo, questo non va bene, però se l'avevamo vinta, ragazzi, cioè 19 punti avevamo, però qua, la gomma, nada. Vabbè, dai, ci vediamo alla prossima con la gara di, appunto, Philippine, come sempre voi fatemi sapere.
sono trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Next 0689.